Ciao a tutti amici, avete mai visto questa illusione ottica? In qualche sito? Quadrati, cerchi, concentrici? Bene, come si fanno a fare? Allora, o si fa con righello, con il compasso, matematicamente, oppure si usa, come nel mio caso, che sono intelligentissimo, il trucchetto del proiettore. Ho il proiettore attaccato a questa immagine qui, photoshoppata in 3 secondi. Proiettori proietta l'immagine e viene in questa posizione qui, perfettissimo. Però se noi adesso andiamo a vedere, e quindi usando penna e calamaio andremo a tracciare questi contorni così per poi andarli a dipingere, dopo otterremo l'effettone. Prendiamo più vicino, guarda qui, è molto bello perché sul pavimento c'è sto cosino storto, grosso, no? Che poi quando siete laggiù non si nota perché la prospettiva, la distanza. Anche qui sul soffitto bisognerebbe fare sto robone qua. Tutto molto bello, no? Questo è un esperimento che ho voluto provare perché, come vi farò vedere prossimamente, sto facendo uno di questi quadri, un'illusione ottica enorme, non vi posso svelare niente. Però devo dire che l'esperimento è completamente riuscito, perché stavo sperimentando col proiettore come fare a tracciare delle linee. Allora, per essere sicuro che funzionava, ho voluto fare questo esperimentone. Adesso ritorniamo nella prospettiva punto ottico dell'illusione. Adesso non riesco neanche qui. Ecco, perfetto. Allora, primamente tutto, ciao a tutti.